Il primo flash d'agenzia, 6 righe, è lanciato dall'ANSA alle 21.48 del 18 aprile 1974. Il sostituto procuratore della Repubblica Mario Sossi è stato rapito questa sera in strada da un commando di 5 o 6 giovani che, con la minaccia delle pistole, l'hanno costretto a salire su un furgone grigio. Il rapimento è avvenuto alle 20.50 davanti all'abitazione del magistrato in via Forte dei Giuliani 2 nella zona di Albaro. Mario Sossi, nato a Imperia, laureato a Genova. Entrato in magistratura ha svolto, tra l'altro, una serie di istruttorie negli ambienti della sinistra. Nel 1973 è stato pubblico ministero nel processo contro il gruppo 22 ottobre guidato da Mario Rossi. La banda, legata ai GAP di Feltrinelli, era accusata del sequestro di Sergio Gadolla a fini di estorsione e dell'omicidio del commesso Alessandro Floris nel corso di una rapina. Il processo si è concluso in appello con la condanna all'ergastolo per Rossi e oltre 180 anni di carcere per gli altri 7 imputati. La sentenza è stata accolta al grido di «Sossi fascista, sei il primo della lista». Il sequestro di Sossi più che clamore suscita disorientamento. Dei rapitori e dei loro propositi si saprà solo quello che essi stessi faranno sapere. Si capirà presto che il rapimento del giudice Sossi è stato preparato con grande cura. I brigatisti sapevano quali strade il giudice percorreva e in quali ore. Sapevano inoltre che da una settimana, l'aveva chiesto lui stesso, non era più protetto dalla scorta. Gli sono addosso davanti alla porta di casa. Lo sollevano di peso. Lo caricano nel retro di un furgone che parte a grande velocità. Tutto si conclude in pochi secondi. Nome in codice dell'operazione, Girasole. Il nucleo di brigatisti che esegue il sequestro è agli ordini di Alberto Franceschini. Nato a Reggio Emilia, ex studente di ingegneria, ex militante del Partito Comunista, Alberto Franceschini matura alla fine degli anni 60 la scelta della lotta armata all'interno di gruppi delle avanguardie operaie. Poco più che ventenne si trasferisce a Milano, dove incontra Renato Curcio e Margherita Cagol, appena sposati e provenienti dall'esperienza di Trento. Alberto, Renato e Margherita vanno a vivere insieme in un piccolo appartamento. Qui disegnano la stella a 5 punte. Qui scrivono i primi volantini a sostegno dell'azione di un gruppo di operai della SIT Siemens, gruppo che si mostra decisamente il più oltranzista fra quelli che agiscono alla sinistra dei sindacati nelle fabbriche. Moretti è già uno dei leader del gruppo. Assieme a lui, Franceschini, Curcio e la Cagol costituiranno il primissimo nucleo delle BR e decideranno il definitivo passaggio alla lotta armata. Arrestato nell'autunno del 74, pochi mesi dopo il sequestro Sossi, insieme con Renato Curcio, Franceschini subirà una condanna a oltre 60 anni di carcere per costituzione di banda armata, 2 sequestri, rivolte carcerarie, oltraggi in aula. Si dissocia dalla lotta armata nel 1983, senza avere a suo carico reati di omicidio. Dal 15 gennaio 1988 è in affidamento al lavoro esterno in base a quanto dispone l'articolo 21 della riforma carceraria applicato nei confronti dei detenuti non pericolosi. Attualmente lavora all'ARCI presso la redazione del periodico Ora d'Aria. Torna tutte le sere nel carcere di Rebibbia, dove sta scontando, seppure parzialmente, la sua pena. Il sequestro Sossi rappresenta una svolta nella strategia delle Brigate Rosse. Fino a quel momento avevano scelto i loro bersagli nell'ambito della fabbrica. Le loro azioni dovevano apparire come punizioni esemplari, addirittura educative. Un nucleo armato delle Brigate Rosse ha arrestato e rinchiuso in un carcere del popolo il famigerato Mario Sossi, pedina fondamentale sulla scacchiera della controrivoluzione, persecutore fanatico della classe operaia,
del movimento degli studenti e dei commercianti, della organizzazione della sinistra in generale e della sinistra rivoluzionaria. Mario Sossi sarà processato da un tribunale rivoluzionario. Mordi e fuggi, colpiscine uno per educarne 100. Avevano scritto, ricordate, sul cartello appeso al collo di Hidalgo Macchiarini, sequestrato 2 anni prima. Sossi, sostituto procuratore della Repubblica, è il primo di un elenco di vittime scelte fra i rappresentanti dello Stato. 22 aprile. Le BR diffondono il secondo bollettino. Hanno contestato al giudice 11 capi di imputazione. Insieme con il bollettino viene diffusa una fotografia di Sossi e una sua lettera, scritta a mano, con la quale egli chiede alla Procura di Genova di sospendere le ricerche che definisce inutili e dannose. Questa decisione, precisa il magistrato, deve essere presa in assoluta autonomia. Il procuratore capo, Lucio Grisolia, com'è nei suoi poteri, ordina alle forze di polizia di sospendere le indagini. All'interno delle BR nascono dissensi sulla linea seguita. Racconterà Roberto Ognibene, che ha fatto parte del nucleo dei rapitori. La base degli irregolari cominciò a criticarci la sinistra dicendo che con i nemici non si parla e non si tratta. La risposta fu: Sossi l'abbiamo noi e lo gestiamo noi. Si vedrà alla fine se abbiamo sbagliato. Il 24 aprile i GAP propongono che il giudice venga scambiato con Mario Rossi, capo del 22 ottobre, condannato all'ergastolo, e con gli altri 7 militanti del gruppo che scontano in carcere pene minori. Fuori i Rossi o morte a Sossi, è lo slogan che enfatizza la proposta. Le Brigate Rosse lasciano passare 10 giorni prima di acconsentire. La richiesta è che i detenuti possano raggiungere Cuba o l'Algeria o la Corea del Nord. Il ministro dell'Interno, Paolo Emilio Taviani, democristiano, genovese, medaglia d'oro della Resistenza, respinge la proposta e definisce assurda ogni ipotesi di trattare con le BR. I giudici genovesi, sui quali pesa la responsabilità di stabilire se cedere al ricatto delle Brigate Rosse, magari ricorrendo a qualche espediente di tecnica giudiziaria per salvare una regolarità formale, sono sempre più incerti. Il dilemma trattativa o fermezza, nel quale ci si dibatterà nei 55 giorni del sequestro Moro, si pone così per la prima volta. Il 14 maggio Mario Sossi si rivolge con una lettera aperta al Presidente della Repubblica. Il magistrato afferma che lo scambio ha fondamenti giuridici e conclude: per quanto mi consta, nessuno degli intransigenti si è offerto sino ad oggi di sostituirmi nella prigione del popolo. Il procuratore generale di Genova, Francesco Coco, è contrario ad ogni trattativa. 67 anni, sardo, conosciuto come magistrato appartenente all'ala ultraconservatrice, Francesco Coco si era conquistato la fama di duro nei lunghi anni trascorsi a Cagliari come sostituto procuratore della Repubblica, quando aveva chiesto e ottenuto l'ergastolo per banditi e sequestratori di persone. Poi era stato trasferito a Roma alla Corte di Cassazione e quindi a Genova come procuratore capo. Qui ha i primi scontri con i giovani pretori, allora detti d'assalto, che conducono inchieste scottanti come quella sulle irregolarità commesse da alcuni petrolieri. Il 18 maggio, a un mese esatto dal sequestro, le Brigate Rosse lanciano un ultimatum. Se entro 48 ore non saranno liberati gli 8 compagni dalla 22 ottobre, Mario Sossi verrà giustiziato. La reazione è immediata. Il ministro dell'Interno ordina che il carcere di Marassi sia circondato per impedire l'uscita dei detenuti messi in libertà dalla Corte d'Appello. Il procuratore generale Coco impugna l'ordinanza con un ricorso alla Cassazione. I detenuti non potranno essere messi in libertà prima che la Cassazione si pronunci. È una mossa decisiva. Ora sono i terroristi di fronte al dilemma. Tre giorni dopo, il 23 maggio, Sossi viene liberato senza contropartite di sorta.
Il giudice viene portato sino alla periferia di Milano, da dove può raggiungere la stazione centrale per prendere un treno diretto a Genova. Sossi ha in tasca l'ultimo comunicato delle Brigate Rosse. Dovrà consegnarlo il giorno dopo al Corriere della Sera. Nel documento, intitolato «Perché rilasciamo Sossi in questo momento?», si afferma che i 35 giorni del sequestro erano già serviti allo scopo di sviluppare al massimo, così si legge, le contraddizioni all'interno e tra i vari organi dello Stato. Di fronte all'intervento di Coco, inteso a mettere le BR in posizione di stallo, la sola alternativa al rilascio immediato sarebbe stata, si legge ancora nel documento brigatista, di tener prigioniero Sossi con la prospettiva di doverlo liberare o giustiziare qualche giorno dopo senza nessuna contropartita politica.